questa sera parte alle 21.30 e andrà in onda tutti i martedì. Storie, le emozioni della vita. Nuovo programma in collaborazione con il quotidiano Il Centro, con la regia di Antonio D'Ottavio, che racconta l'altra faccia dei personaggi abruzzesi. A raccontarla sarà il collega Pietro Lambertini, che è con me in studio. Saluto e ringrazio per questa piccola anteprima di ciò che scopriremo stasera. Un format molto interessante, un format che coniuga anche il linguaggio della televisione con quello del quotidiano sul tema della qualità e dei grandi personaggi della nostra regione. Pietro, un saluto a tutti, è davvero un piacere essere qui, grazie Carmine per questa ospitata, per me è un'emozione nuova essere ospite in un TG. E questa sera partiamo e siamo contenti e vogliamo raccontare l'altra faccia degli abruzzesi, quella faccia un po' insolita che non si vede. Che non si vede e non si conosce, non si vede e non si conosce. Vogliamo raccontare quella parte un po' intima, quella parte un po', privata e quindi andare avanti sull'onda delle emozioni. Emozioni che sono in questa trasmissione legate alle storie, soprattutto le storie immortalate nelle foto che poi fanno la vita di ciascuna persona, di ciascun personaggio in questo caso. Sì, il nostro programma si basa sulle interviste fotografiche, quindi mandiamo delle fotografie simboliche della vita, del percorso, della carriera dei nostri protagonisti e poi le commentiamo insieme. Le foto sono importanti, gli album fotografici sono molto importanti nella nostra vita e raccontano quei momenti privati e con i nostri ospiti vogliamo raccontare proprio quello che c'è dietro i loro successi, quello che c'è dietro la loro vita, un po' della loro quotidianità. E il discorso è molto interessante dal punto di vista del format, dicevo, perché comunque il Centro come quotidiano avrà un suo ruolo molto importante proprio nel riproporre e nel proporre contemporaneamente in qualche modo le tue interviste. Sì, il genere delle interviste è un genere che io amo particolarmente, prima di tutto da lettore e poi da giornalista. Mi piace molto fare le interviste per il Centro e adesso partiamo con questo nuovo format. Su Rete 8 faremo le interviste ai personaggi, faremo anche delle belle domande curiose e sul Centro racconteremo i personaggi anche con un taglio un po' più emozionale. Esatto, non è la tradizionale intervista. Non sarà la solita trasposizione della trasmissione televisiva sulla stampa, ma avremo un articolo sicuramente diverso. E originale. Il primo dei personaggi, diamo un'anticipazione su questa sera? Il primo dei personaggi questa sera è Joe Di Tonno, la star del Notre Dame de Paris, è un artista bravissimo che è partito da Montesilvano ed è arrivato fino al palco del musical dei Record. Notre Dame de Paris ha quantificato circa 15 milioni di spettatori in tutto il mondo e Joe Di Tonno è il protagonista per eccellenza. Ha vinto anche un Sanremo. Ha vinto anche un Sanremo e io, pensando alla sua carriera, dicevo che Joe Di Tonno dovrebbe avere quasi 100 anni per tutte le cose che ha fatto, invece ne ha molti, molti meno. È veramente una carriera lunghissima. Vedremo se riuscirai a scavare, insomma, su qualche curiosità, qualcosa che del personaggio non ancora conosciamo, sia pure di un personaggio così importante, perché l'Abruzzo ne ha tanti di personaggi importanti. È una galleria che ogni martedì andrà ad arricchirsi di un nuovo protagonista. Sì, bene. Sì, certamente, stiamo già lavorando sulle prossime puntate e avremo ospiti i migliori personaggi d'Abruzzo che fanno parlare di sé in tutta Italia e non soltanto in Italia. Grazie Piero, io sono grato soprattutto da parte di Rete 8 per questo arricchimento che sicuramente tu darai al nostro palinsesto e facciamoci insieme un in bocca al lupo per questa avventura che riguarda il Centro e Rete 8 ancora insieme in una produttiva sinergia.